Bitonto non dimentica chi muri mai, l'assessore. Assolutamente no, abbiamo abbracciato la proposta di iniziativa dell'ente gestore del nostro servizio SAI, servizio di accoglienza di secondo livello comunale, perché ricorda un evento drammatico dove sono morte centinaia di persone, perché Bitonto esprime oltre alla solidarietà anche la completa non indifferenza nei confronti del dolore degli altri, quindi per noi questo è un gesto simbolico e di vicinanza concreta. Buon pomeriggio. Sì, oggi 3 ottobre ricorre il decennale per ricordare le vittime del mare. 10 anni fa, a largo di Lampedusa, 368 persone hanno perso la vita in mare. Erano per lo più di nazionalità eritrea. Questa morte in mare però non si è arrestata 10 anni fa, continua e salvare vite è una priorità indiscussa. Quello che vogliamo fare oggi, piantando quest'albero simbolico, è ricordare tutte le vittime che nel corso di questi anni continuano a perdere la vita in mare. Si tratta di donne, bambini, uomini. Quello che fa Auxilium tutti i giorni qui a Bitonto è dare priorità all'accoglienza, alla buona accoglienza, cercando di promuovere un inserimento sociale, un reinserimento scolastico dei bambini che accogliamo per costruire una integrazione piena, sociale, culturale, per contrastare le discriminazioni. Quindi ci occupiamo di accompagnare queste persone sul territorio e di raccogliere quelle che sono le loro richieste, i loro bisogni, di capire quali erano le loro abilità nel proprio paese d'origine e costruire insieme una progettualità futura, sia qui in Puglia, terra super accogliente, che nel resto dell'Italia. Quindi vorrei ringraziare Auxilium, che ci permette di lavorare ogni giorno per queste persone, e soprattutto vorrei ringraziare tutta la rete territoriale, in particolar modo l'assessora Silvia Altamura, che è sempre presente e vicina e partecipa attivamente ad ogni nostra iniziativa, supportandoci, il sindaco e tutta la giunta, e la dottoressa Angela Colaiani e la dottoressa Capaldi, che ci supportano quotidianamente nelle attività del progetto.